Eccoci Non qua. sento nulla adesso, aspettate. Siamo partiti, perché non si Dovremmo vede. essere partiti. Fate un Ok, check eccoci. audio. No, non vi sento più perché. noi ti sentiamo, tira. Ah no, un attimo, ok. Sei partito. Sentite anche Tila e Gian, ragazzi. Oui, a posto, siamo partiti, siamo Zarelli si partiti. sente. Io per Zarelli si altri sente 10 adesso. secondi non vi sento, datemi un Tira attimo. basso perché non sa parlare lui. Faccio cazzo. Comunque. Comunque ragazzi, allora, questa live doveva parlare di filosofia, anime, eccetera, ma siamo rimasti in tre. E quindi adesso ci Esatto. inventeremo di cosa parlare. Esatto, stiamo Per te, aspettando Taylor, l'ultimo come... ospite. Stiamo aspettando l'ultimo ospite doveva essere una ragazza youtuber, ma è in ritardo. La buona ragazza qual è? Di E quindi possiamo parlare di cazzate, possiamo parlare di qualsiasi fondamentalmente. cosa vogliamo. Esatto, proponete in chat Parliamo argomenti. della violenza sulle donne. Cos'è Ok, che ora sono posso e non anche... posso dire? Allora, tu non puoi dire la parola con la F. Ok, quella con la N. La parola con la N. Qualsiasi cosa riguardante la segregazione razziale, credo. Qualsiasi cosa Ok. riguardante la segregazione Fare battute sui morti? Come ti ho si scritto? può fare. Ok, bestemmiare si può? Si può fare. Dire che Fairy Tail è un bell'anime? Forse te lo manda. Non lo so. Sì, Non puoi si può fare fare, vedere i si può fare. capezzoli, non è vero. Si può benissimo. No, in verità non si poteva, sai? Adesso si può, adesso si può. Adesso si può? Ah, ok, Bannato. quindi da Nel quando caso Maurizio. sarai bannato, cazzo di tuo. Esatto. Da quando Maurizio mi è andato nella live di Marco Merrino. No, aspetta, Oh, in faccio chat, così. visto che siete in 6 e non si sa com'è possibile, scrivete co di cosa parlare, effettivamente. Finché Oh, che aspettiamo, cazzo, esatto. mentre Ma aspettiamo. Che cazzo vuol diteci dire su cosa. Prime Che Gaming, scusate? Perché io non ce l'ho? costa di più? Ah, devi collegare il tuo account Prime di Amazon a Ah, Twitch. lo faccio subito. Vabbè, lo faccio dopo, dai, fanculo. Come niente, su Fairy Tail, che palle. Ah, ma quindi chi Intanto è che ci sta seguendo? buonasera. Buonasera a chi si sta Scrivete un collegando po', adesso, a chi scrivete un sta po'. Io non arrivando. posso vedere, mi sa, chi... E in ogni caso proponeteci argomenti in chat, dai, dai, che qui stiamo aspettando l'ultimo ospite. Ma se io bevo tipo così? Bannato subito. Mi sa che lo devo impugnare con la sinistra, così non è troppo... Così è più family friendly. Guarda cosa qua, facciamo un po' di content inutile mentre aspettiamo. Vai. Il mio è troppo lontano perché io l'ho a ferro. Però Mark Toto se lo dovrebbe ricordare questo cappello. Se non è uno snitch. Lo dovrebbero ricordare tutti questo cartello. Joe Wiz, mago. Mago, stiamo alla ricerca di un argomento, Ah, quindi se vuoi esatto, scrivere... siamo alla ricerca di un 7 argomento. miliardi! Proponeteci un argomento mentre aspettiamo il prossimo ospite, dai, dai. 7 miliardi. Facciamo un mega Qualsiasi argomento. pool, ma anche il 12 novembre esce il film al cinema di My Hero Academia e andiamo tutti. Giusto. Sì, che tra l'altro quest'anno dovevano uscire tanti di quei film e poi per il Covid non è uscito niente praticamente. Già Sono no, quei ti faccio poveri. una piccola intervista ora che siamo noi due. Ma tu ascolti rap? No, io non ascolto praticamente quasi niente di musica, cioè quando capita così per caso. Posso essere sì una persona triste ai vostri occhi, probabile, però boh, non lo so. No, no, Non no. ascolto niente. Se ti dico 7 miliardi non ti viene in mente niente. Zero. Ah vabbè, ma parliamo pure di musica, dai, parliamo di musica, dai. Ci Parliamo di sta. musica, parliamo dell'EP di Ensi che deve uscire a breve. Ah no, non frega un cazzo a nessuno. A me frega, e pensavo facesse uscire un disco, però a quanto pare proprio i soldi non gli vuole sta a sto Ma oltre giro. che i soldi non li vuole, il fatto che sta copiando il format a Jack La Furia e The Mischilla Cioè? su Instagram. Che Vai a vedere senso? su Instagram, Sta mettendo ogni pezzo, sta sta descrivendo facendo la descrizione, con la sta base? scrivendo il beat, sì. Che è proprio. Però Minchia. vabbè, lo si faceva già
da un bel po', però Jake e Demis l'hanno fatto proprio di identità, no? Per tutti i brani. Comunque volevo far vedere questo microfono a tutti. Non A parte gli scherzi, sarei quando mai. cazzo arriva il guest? Perché noi tre Appunto, possiamo porco. parlare, sì, ma era un... non Vai, so. parlate un po' di anime voi due, Arriva. che voi non ne capisco un cazzo. Di anime, parliamo degli anime di merda della stream autunnale 2020 che fanno tutti schifo al cazzo. Posso Ok. condividere lo Non ne ho idea. schermo? Sì, Dipende. puoi, guarda. Fai vedere a tutti Crunchyroll. le bellissime cose che devono uscire. Ok, sono già uscite, quindi. Fai l'elenco Che proprio. schifo. Non li so pronunciare. Dai, tanto lo sappiamo che lo sai pronunciare. Ma tanto penso che la metà di questi sia tipo sconosciuta a tutti. Eh sì, no, Ma sono cosa vuol praticamente dire? non so Sono che ne. gli anime che devono uscire. No, che stanno uscendo adesso perché c'è la nuova Esatto. stagione, quindi. Allora. In che senso che Magari. stanno uscendo adesso? È Sono quelli quelli nuovi. stagionali, no? Allora, e questa è la Job. pagina di Crunchyroll. Comunque non era, non Ok. sapevo neanche si potesse fare, bravo Tina. Ma in E live come invece? diventa? Di live no, si vede No, nei bene. live si vede bene, si vede Si bene. vede L'ho bene, si messo a vede lato, sì. bene. Si vede Ok, bene. scusate. Anche la chat può confermare che si vede Sì, si bene. vede bene, lo vedo bene io, lo vedono bene anche loro. Allora. Jujutsu Intanto c'è Kaisen. Chopper. Allora, Jujutsu Kaisen è l'unico che non ho visto. Quindi non Ok. posso dire un cazzo. Burn the Witch, ho visto i primi 30 secondi e stavo vomitando sangue, anche se mi È sembra quello che carino. c'ha i draghi, vero? Ma che È cazzo ne quello che hai so, mandato il però. trailer una volta che c'aveva i draghi. Ah, sì, che Che sembrava era carino. imbarazzante, no, fra. Era Ma carino sembra fino molto ai primi tipo. 10 secondi del trailer. Non so se avete visto Little Witch Academia, si dovrebbe chiamare così. No, Dovrebbe essere purtroppo simile io a. questi ultimi non li sto guardando, cioè non proprio sono ignorante su queste ultime uscite. Poi E anche su tanti abbiamo. altri, di verità. Vabbè, l'ultimo episodio di One Piece. Black Clover, Un che non lo sto più classico. seguendo, ma tanta roba Black Clover. Sì, è che non è simile a Bleach forse, o comunque è sulla falsa riga più o meno. Sì, superpoteri, personaggio principale che urla come un bastardo infame, ma è simpatico. Ok, sì, vabbè, classico shonen, però dai, Ma cosa? carino. Cos'è? Black Clover? Black Clover. Io vedo contenuti di Black Clover ovunque. No, è Qualcuno bello, in chat bello. conosce Black Clover? Lo Sì, vede, lo sta Martoto è un seguendo. fan, almeno lo era, sì. Poi che cazzo c'è? Tonikawa Over the Moon for You, che ho paura solo a cliccarci. No, sembra un kawaii, non lo Quello sotto sembra un cavolo. Sì, non lo so, No, quello a sembra. fianco sembra un cavolo. Ma Se quello non sotto potrebbe sapete. anche essere qualcosa di comico, With a Dog and a Cat, quindi magari anche simpatico. Everyday's fun. No, no. Ah, Scritto, vedete? sì, Golden Kamuy, vabbè, famoso e carino, cioè almeno la prima stagione. Aspetta, ma queste non sono le cose appena uscite? Sì. No. Ah sì, no, non è di C'è Boruto. Ah, Digimon. Golden Come Kamuy si è chiama? vecchia, Golden non è appena uscita. Kamuy, sì, è una roba vecchia. Dovrebbe essere uscita la terza stagione, aspetta un attimo. Ah, però qua ci sono solo le cose Crunchyroll, magari non è. Comunque è uscita la terza di Golden Kamuy adesso, però non. Vabbè. Erailleur Mask, porco Dio, che cazzo è? Oddio mio. Dai Marra, ti guardi un episodio mentre Comunque, aspettiamo di ste robe? vai, guardiamo un episodio di una cosa che scegliete voi. Scrivete in La cosa chat. che mi può dare più Esatto, scrivete. fastidio a me. A me danno proprio fastidio le cose kawaii. Vai su, ma si possono fare i sondaggi, eh? Se mi dite come si fa un sondaggio, facciamo un sondaggio. Datemi Sai che non ne ho indicazioni idea. per come si fa i sondaggi. Questo Come Marra cazzo guarda si fa? l'analisi. Sport climbing. Buonasera, Marco198, è arrivato un Bella follower. Mark, siamo in Buonasera. 11 senza fare niente. Ma adesso iniziamo, eh. La ragazza che deve Se arrivare, la essendo Mark. una ragazza in Solo ritardo, arriva che. tra 5 minuti, quindi Se adesso non arriva. joina, facciamo entrare Mark. Se non gioia facciamo entrare Mark, Che almeno lui sa più di me dire cazzate. infatti. Potremmo fare una reaction a qualche episodio Non ti di. buttano giù, vero? Anzi, famo così. Di Ma non ho Twitch. WhatsApp.
Aspetta, Mark, scrivimi su WhatsApp. Ah, ma Mark non può entrare. Aspetta, Quindi Mark niente, dice l'anime più filosofico che abbiate mai visto. Per niente. voi qual è Io ho l'anime più Death filosofico? Note. Io ho Aspetta, mi Death aggiorno schermo. Ok. Vabbè, torniamo normali. L'anime più filosofico che abbiate mai visto? Note. Io ho Death Note senza ombra di dubbio. Quale, scusa? Death Note, quello che non hai Ah, guardato tu. quello che io non ho mai Ti visto. la fa l'esperto di anime, poi hai visto un episodio di Death Esatto. Note Ma Death Note ho visto Allora, credo il primo episodio 6 volte. penso anch'io Death Note, Steins Gate, qua dice Joe Wiz, purtroppo non l'ho ancora visto, Steins Gate, anche se molto consigliato in generale. Sì, anche Code Geass, come dice Mark, visto. Ah, non ce l'ho Sì, diciamo che a visto. livello filosofico forse più Oh, Death Note mi è arrivato un rispetto a Code messaggio che ora Geass. vedete anche voi su Kill la Kill, sì, Kill la Kill, Mamma mia, la sono filosofia di quanto può una ragazza arrivato. essere Ah, lo so, bella. Fight, lo so. Ah, Kill la Kill, molto interessante, tra l'altro l'ho visto circa un mesetto fa come anime, però devo dire, è interessante, diverso dal solito, vabbè, lui. Però carino, Tira il tuo, e perché proprio nulla. Code Geass? Faccio casino se bevo, No. devo cambiare mano, però se cambio mano Dio fa si vede proprio fan service. Vabbè, Code Geass è una figata per più che filosofico per la morale che c'è dietro, per Vero, l'obiettivo assolutamente. che si pone, il fatto di perseguire un obiettivo a qualsiasi costo, anche a trascurare tutte le cose, diciamo, importanti della vita, Arrivare. no? Sì, è bello perché l'unica cosa che ha di importante a cui tiene veramente è la sorella e basta, Che cioè tutto però il resto per lui. la scena in cui gli ruba la cosa e usa il... Vabbè, no spoiler, però... Tanta Sì, roba. diciamo che in ogni caso ci sono momenti in cui, diciamo, questa roba qui viene meno, ecco. Cioè, c'è un Hanno scritto, volere più Tila, dici il grande. tuo e perché proprio Fairy Tail? E perché proprio... Io spero che joini qualcuno a caso nella live che è veramente un esperto di anime. E minchia, ci tiri giù tutto, ci distrugga. Aspetta, voglio Vabbè, ma fare visto che una per adesso giocata. abbiamo un ospite, chiediamo al nostro ospite, Tira, con che anime ha iniziato? Io con che anime ho iniziato? Io lo so. Credo One Punch Man. No, fra. Ok. Seriamente, che poi da lì hai detto gli anime sono fighi. One Punch Man non contava tanto come anime Allora, io ho perché l'hai visto visto come One serie. Punch Man, grazie al consiglio di Marco198 che è in chat, e mi era piaciuto un botto. Da lì ho cercato anime simili a One Punch Man e ho trovato My Hero Academia. E io mi ricordo che infatti tu ti sei scoppiato con My Hero Academia. E me lo sono scoppiato. Sì. Te lo sei tatuato. No, non per quello, però ho un plus ultra tatuato. Dalla prima stagione e seconda, perché la terza mi sembra non Grazie fosse ad ancora Aspoto uscita, Official. mi sono rivisto, barra, vabbè, iniziato Naruto, ma l'avevo già visto da piccolino. E lì sono stato a casa da scuola una settimana per vedermelo. Mi sembra corretto. Cosa non si fa per C'è un Gandolfo in guardarsi un chat. anno? Esatto. Ah, è Gando. Era Chi è Gando. invece Alan, Allora. coma 1927? Se sei ancora qui. No, Ma non ha mai scritto questo? non l'ho Sì, mai ha visto. scritto, sì. Ah, scritto adesso. Scritto Preferito prima. Shiro, due cuori nella pallavolo. Ah, tua sorella. Ah, Ok. molto bene, Ah, adesso minchia, abbiamo Ok. pure i Poi da Naruto è partito quel loop bruttissimo Di che Naruto più segna, volte. segna la vita di qualsiasi fan degli anime, che da lì Persona. inizia a vederti qualsiasi cosa, no? Alla ricerca di qualcosa di bello. Ok. Fino ad arrivare nei meandri più Saluto oscuri a del Michigo che ha web. scritto. Michigo, guarda il gruppo WhatsApp. A proposito di meandri oscuri, abbiamo credo il campione italiano di meandri oscuri del web. Se c'è Mikigo. E infatti io ho detto. Giano, guarda Steins Gate, merita Allora, tanto. esatto. Poi Fornelletto dice: cazzo, però anime filosofici esistono davvero? Penso proprio di sì. O comunque anime in cui Sicuramente sì. è molto. Cioè, il protagonista magari sta molto lì a pensare. Però sì, penso esistano. Però non ho idea di quali è il loro titolo. C'è My Hero Academia.
Sì, più che altro probabilmente. Oh, e che nessuno dica che Neo Genesis Evangelion è un anime filosofico perché vi banno istantaneamente. No, scherzo. Già non guarda Saints Gate? Sì, quando ne avrò l'occasione lo guarderò. Adesso sto finendo di vedermi l'ultima stagione di Terraformers, che è molto bello, soprattutto per me che faccio una facoltà scientifica, quindi mi Beh, non è motiva che molto. fra, non è che sia proprio una Bibbia scientifica, eh. No, vabbè, però diciamo, ok, sì, però comunque. Ci sta, quell'aspetto lì è carina, cioè C'è non. Fornelletto che so No. che ha visto Terraform, se infatti mi ha fatto vedere un episodio. Un po' scioccato, devo essere sincero. Ma tipo, io ho Esatto, io letto sono il primo arrivato. di capitolo del manga di Terraformers. Hai letto il manga? Sì, perché Giuseppe ha i manga e gliel'ho scoccato. Però sì, carino, però non è che mi abbia preso subito. Ok. No, per niente, ah, però parte tutto bello. Beh, infatti. Ma cosa dici il valore scientifico? Penso, sì. No, vabbè, però comunque in ogni caso è una bella storia. Infatti adesso mi manca tipo metà episodi, penso. Tira un po' più vicino al mic, eh no, il mic è vicino, solo che è su Strunz, dovrei alzare. Voi come mi sentite Io ti su sento benissimo. benissimo, benissimo. Che stavi bevendo ce Comunque, l'avevi lontano. Marca, la tipa quando è che arriva? Ti ha detto Sì, tra 5 minuti. Vabbè, sono e mezza, direi che. Vabbè, se no sì, è facciamo una un po' live in per i cazzi ritardo. nostri. Infatti facevamo una live. Ma infatti io. Io? Aspettate, potrei aver risolto un Sì. problema, aver svoltato tutto. Io l'ho letto come qualsiasi roba giapponese che ho visto. Ma hai Ci visto sta. anche che tutto quello che hai letto? È il vero dilemma. Io ho letto quello Oh, che mind ho letto. trick. Così a caso. Dobbiamo fare i finti filosofici. E Beh, alla invece fine. Tower of God? Tower of God è una figata della Madonna. Che Che mi manca. non ha Non ho nulla di ancora. filosofico, ma ha tanti schiaffoni. E molto casino di trama, ma tanta roba. Come disegni, poi mi piace un botto. E tra l'altro devo continuare il manga. Sono bloccato. Il Ma Wanga. lo continuerò. Wanga. Sì, il Il Wanga. Mangawa, come cazzo è che si chiama? Mangawa, ragazzi. No, quello è quello che lo fa, mi sa, il Mangawa. No, quello è il No, è il mangaka. mangaka. Il Mangaka. Mangawa sono quelli online, tipo. Quello che fa quelli Ah, online. sì. Sì, hai ragione, Fornaghetto, ce ne sono tantissimi di anime belli. Infatti è difficile anche quando ne hai visti tanti ricordarsi cosa hai visto, esattamente, dopo un po'. Cioè, Per me non è sarebbe, ecco, difficile. sarebbe interessante se ci fosse un'app dove puoi andarti a registrare tipo gli anime che hai visto, Ma così puoi almeno farlo hai tutta la su lista. MyAnimeList, mi sembra. Ti fai il profilo e disegni tutto quello che vedi, se non Ah, ci sbaglio. sta. Ah, magari che andrò a fare poi. Vabbè che bisognerebbe farlo appena si inizia, perché ormai. Sì, è vero. Perché altrimenti te li dimentichi subito. Io ho una lista, ma è un po' vecchia. Sì, non è abbastanza aggiornata. Io ho una lista, ma è cortissima. È un anime. Ah, io ho visto Così visto One manga tu. Piece. Ok. Dragon Ball non lo Ma si conta. tutto? Ma One Piece l'hai visto Non tutto? l'ho visto tutto perché poi ho iniziato a leggere il manga. Dai, calcoliamo One Piece. Ok. Dragon Ball lo vogliamo calcolare? Beh, ovvio, dai. Dragon Essendo un Ball? anime comunque. Dragon Ball Z più o meno e Dragon Ball Super? Ok. Death Note, 10 episodi di Attack on Titans e Ushio e Tora, che non l'ha visto nessuno. No, anche perché è veramente vecchio Ushio e Tora. No, fra. Ushio e Tora se lo mangia pure a colazione. Hanno fatto l'anime tipo nel 2015 e. Ah sì? Sì. Ah, ok. Sì, Ma sì, io di sì, sì. Ushio e Tora voglio Perché. leggermi il manga più che guardare l'anime. Ma perché infatti nell'anime a un certo punto tu conosci che c'è. Tu hai visto tipo. Ci sono tipo due associazioni di demoni, una dell'est e una dell'ovest. Tu per tutto metà manga conosci quella dell'est, poi un certo, Ok. metà della serie, poi a un certo punto,
si scopre che c'è un'altra dell'Ovest, ma viene introdotta come fosse scontato il fatto che ci fosse, capito? Cioè, all'inizio più che altro parlano di questa associazione dei demoni in modo generale, poi subito dopo, di punto in bianco, danno per scontato che ce ne sono due diverse. E questo perché nel manga è molto più dettagliato e ti racconta anche la storia dell'altra. Tu ne hai vista solo una, è una roba del genere alla fine. Poi in realtà l'ho visto 5 anni fa. Esatto, scrivete il vostro anime preferito. Speriamo sia quello O fuori. Però manga, se siete ancora più nerd. non siamo abbastanza studiati per i manga. Abbiamo ancora del lavoro da fare. Sì, esatto. Purtroppo se si entra in robe di nicchia, non, ma anche no, non troppo robe di nicchia, dipende da Io cosa, però per ma insomma, io almeno personalmente sono posso scarso. prevedere Joe Wits Dragon Ball. Vabbè, ma direi Dragon Ball è Lei Dragon Ball è da easy. stronzi, ve lo dico. Non Dimmene saprei uno. dirne uno. Di magari a seconda di che ambito o quale. Esatto, prendi magari categoria shonen, categoria Ma anche seinen di o anche altre categorie, ecco. categorie che ti inventi te, magari quello più fanservice che hai visto. Night of Knight of Sidore. S Sidonia. Aspetta che lo cerco, che non mi ricordo. Io non lo Io conosco, no. però voglio andare a vedere che cos'è. No, Non l'ho vediamo, visto. Knight. No? Com'è? Aspetta. Della Panini, ok. Ah, sono solo 15 volumi, dai. Neanche troppi. Azione, Mai mecha, visto. epica spaziale. No, mai visto. Micchia, siamo molto d'accordo. Cosa? No, vabbè, se vuoi anche manga, cioè, è indifferente. Ma che colpa ha? Mi si è È detto la cosa indifferente, aspetta. anime. Aspetta, di Comunque, anime e in ogni poi di manga. caso, benvenuto Jogas. Greve! Ciao. Avete Sao. Ma Sao Ciao. tutto? Ma questa è una cosa Esatto, gravissima. aspetta, quale stagione di Ho Sao, visto un però? paio di video belli, grazie. L'aspetta di Deft mi Supporto. sa che o sta per Il finire. primo, sì. Vabbè, la prima stagione era più bella, effettivamente. Metà della prima stagione. Deft è amico nostro, non esagerare. Ah, già devi Metà della sapere che prima stagione. Fornelletto Vabbè, io la odia prima. Sao. Chi è che odia Sao? Fornelletto odia Sao. Ah, ok. Tu non odi Ma. Sao. No, non No. odio nulla. Io mi piace Fairy Tail. Che cazzo devo dire Sao? Però, secondo me, da quando non è più Sword Art Online, ma cambiano gioco, diventa una puttanata. Poi ho visto la seconda, la terza, ho iniziato, ma stavo per vomitare Ah, sangue. ho droppato l'ultima, cioè devo ancora riprendere, ma non ho nessuna voglia per adesso. Ah, fortunato. Però sì, la prima era bella, dai. Poi adesso ti dico, l'avrò iniziato più di un anno fa, penso, Sao, quindi Sono non mi confortelletto. ricordo. Dai, raga, che un Vabbè, asino la vorremmo tutti. in ogni caso sono punti di vista, dai, c'è chi piace, c'è chi non piace. Ah, Anch'io infatti ho hai detto sempre. Sao, tutto ciò che c'è dopo no. Beh, fattuale. Spammare in chat un link o vengo bannato? Fai. No, non vieni bannato, figurati. Ma Non se ti so, faccio Twitch tipo non mi dà moderatore se ipofunzioni. riesco, non so come cazzo funziona. Vediamo Tieni, Gio, ti ho fatto un regalo. Cos'è? Non cliccare. Non posso cliccare, vero? Non Perché ho letto cliccare. cos'è. Perché ho letto cos'è. Grazie, Che bello lo sfondo della live. infatti sapete chi l'ha fatto nella sua mente, l'ha fatto Mark, l'ha fatto Mark198, perché ha commentato che ci sarebbe stato meglio grigio, scuro, e infatti eccolo È riuscito. qua. È riuscito nel suo intento. Però dai, l'idea di Sao non è male. Adesso parliamo di Sao e dissiamo Parliamo di Sao, Deft. parliamo di Sao. Esistiamo Fornasetta. Tranne il fatto che io non ho mai capito che cazzo, perché fosse un bitter, cioè un cazzo di cheater mischiato a uno che in realtà giocava per programmare il gioco. Adesso non mi ricordo che cazzo era. Se giocava in Ragazzi, alfa. guardate chi Il c'è. Guardate protagonista. chi c'è. Abbiamo Era. svoltato la live.
Cazzo, è appena uscito. Avevo svoltato la live. Scrivete Ciao. F in chat, F in chat. Aspetta. So che doveva entrare un'altra Anche persona, ma non entra, io. vaffanculo. Quindi ormai abbiamo il vero ospite. Ospite. Si sente? Si sente bene, si sente Lo molto sapevo che bene. saresti Io entrato faccio in un lungo chat. respiro per non insultarti. Effettivamente, che cazzo hai fatto in sto periodo? Che cazzo hai fatto stanotte, Miki? Che cosa hai fatto stanotte, Miki? Dirlo tutti in chat. Vogliamo saperlo. Puoi evitare di dire solo se era stavi disegnando un hentai. Adesso Non si sente un cazzo, Miki. non si sente. Avvicinati il microfono alla bocca. Sto Aspetta. cercando di non farmi bannare da Twitch, Miki, capisci? Oh, si sente? Ora sì, ora sì. Sì, si sente, si sente. Allora, ragazzi, qua abbiamo il massimo esperto di anime in Italia, in modo assoluto. Michele Michigo. Miki, il tuo anime preferito? Il mio preferito? Il tuo anime Però preferito? seriamente, non dire cazzate. È difficile. Boh, andrei per un tranquillo Death Note, ma lo so, non lo so. Dai. Non è vero, perché sappiamo che non è vero. È verissimo. Non è Non lo vero. so, non... Lei è quello che hai visto più volte. Esatto. Dai, vedi. Aspetta, te lo dico io. Che c'è? Vediamo. Kill la kill. No, come miglior anime No, Kakegurui, ma che no, 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 cazzo comunque penso dici? Death Note. Credo Death Note, quindi sì. Per un tranquillo Aspetta un Death attimo, Note. Kakeguru io non so cosa sia. ma dai, è carino, Secondo ok, me è però. figo. Miki, Mark ha fatto notare, ma che servivano le cuffie se te le sei tolte? No, lo so, ma no, perché... Io cambio il titolo della live intanto mentre Kakegurui è un parlate. po' troppo... il personaggio è un po' troppo sto cazzo. Ma non inviti Mauro per parlare di Naruto? Ragazzi, Ma... queste frecciatine andate così. Gratuito proprio. Kakegurui... sì, non... è particolare come anime. Ovviamente incentrato sul gioco d'azzardo e... Però è figo, cioè, ci sta. Però è un gioco d'azzardo che viene completamente annichilito dal genio totale, cioè Ah, beh, sì, quello sì, ho non fatto c'è un il po' vero e troppo. proprio gioco d'azzardo alla fine. Sì. Però... Cioè, carino. sarebbe carino se magari ci fossero Oh, più abbiamo un puntate altro ospite, intermedie. ma ragazzi, non posso farlo entrare purtroppo. Tocca bannare Michigo. No, no, tocca che restiamo noi quattro e vaffanculo. Vabbè, Senza ma chi è? Vabbè, la dai, fallo ragazza. entrare. Piuttosto esco Non io, vado posso. in chat. Non posso No, farlo entrare. vabbè, esco io piuttosto, dai. Vuoi farlo entrare? Dovevate intervistare Dai, lei. Ma non va dobbiamo bene. intervistare, era per parlare, c'era anche lei. Vabbè, Dai, scrivo. fallo entrare, dai. Poi Vuoi ci diamo accettare? scambio di amici, dai. Levati dal cazzo, Sì. ti so come Vabbè, già il buttarti qua. cambio. A Sì. remove? Ok. Tanto in ogni caso sei in chat. Ok, eccola qua. Eccola qua. Mi senti? Non mi sente, Non sentivo neanche ovviamente. Ok, Gary, Tila è sento tornato Mauro. in chat. Se non ci senti, vai su impostazioni, No, eccetera. No, ma non si, non lo sentivo neanche ma noi in neanche noi la chat, quindi sentiamo. state tranquilli. E Comunque, Miki, l'anime preferito alla fine? l'ho detto, Death Death Note Note, probabilmente. ok. Ma Sì, Death invece, Note, ascolta, cosa ne pensi di League of Legends? Domanda, cosa ne pensi di League of Legends? L'ho giocato per abbastanza tempo e posso dire che è un gioco del cazzo. Quando è l'ultima Ma volta che sì. ci hai giocato? 5 giorni fa, oppure, o 4, mi ricordo. Quando l'avete mandato sul gruppo, ho fatto Cinque Marco, giorni ti fa, posso sei posto. sicuro? Qua, non mi ricordo, 3, ha detto posto Ieri muto. sera? No? No. Sei sicuro? Comunque, fra non ti sentiamo, quindi Lo solo so, io. è No. Matteo, non... Sì, Tila, lo sappiamo, lo so benissimo. Non Sento male chiedermi il solo motivo. la fa. Non chiedermi il motivo, ma ho completamente gli input del microfono devastati. Mi
Vi consiglio Great Pretender. E Sì, vabbè, ma penso sì. quell'altro. Allora, Fra, io ti sto buttando fuori perché non si sente. Prova a rientrare dopo, però. Aspetta. Vaffanculo. Così mi senti? Ma non a te, Oh. io ti sento, io ti No, sento. a te sentiamo sempre. E anche bene, quindi è perfetto. Era Allora, tu mi l'ospite. senti. Miki, di un consiglio in chat. Dai un consiglio anime in chat. Dai, vero esperto, da massimo esperto. Dai, dai, da massimo esperto. Aspetta, ti faccio un elenco di anime e tu mi Un dici. Aspetta, ti faccio un elenco. anime di un Ti anime. faccio dei un elenco. Ti faccio un elenco di anime e tu mi dici se l'hai visto o no. Ok? Ma io so Dai, qual è dai, dai. questa cosa. No, 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 no. No, 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 no. no. Allora, Maga, dimmi. siamo in inglese, ci dice Jogas. Siamo in Siamo in inglese. inglese. Perché siamo in inglese? Quindi se non lo so, però mettilo in italiano. Ma cosa metti in italiano? Che siamo su Just Chatting. Devi mettere. Mettilo in italiano però. Ah, porco Giuda. Ma voi siete Altrimenti. intelligenti. Oh, vedi se riesce a Sulla parlare. descrizione della live. Grazie, Joe. Sai che mi sa che l'ho buttato fuori al posto di farla entrare, aspetta. Decidi. Raga, non c'è italiano. Ah, sì, è qua, è qua. Fine. Ok, grazie Joe, grazie mille. Fammi modo ti scammo. Bro, non sono capace, ok? Dopo te lo faccio, stai tranquillo. Ma poi in Comunque, ogni Miki, caso, tanto adesso siamo ancora piccolini, quindi non abbiamo bisogno di queste cose. ti faccio un elenco di anime, tu mi dici se l'hai visto o no. E mi dici anche se ti è piaciuto. Ok? Vai, vai. Kill la Kill. L'hai L'ho visto. piaciuto? Posso dare un voto da 1 a 10 se vuoi? Vai, dai un voto dai 1 a 10. 7 e mezzo. Ok. Oh, sì. Beh, Lo consigli? dai. Cioè, non è una cosa eccelsa, però è carino. Me lo Sta. consigli? Ok. Sì, da vedere, sì. Why Uf, not? UFO Ultra Adesso te lo Maiden dico. Valkyrie. Valkyrie. No, no, L'hai no, visto? no, No? Sei no. sicuro? Sì. Non mi Ne sembra una dico reazione. uno io. Non mi sembra una reazione da uno che non l'ha Ma visto. no, perché stiamo andando in questa direzione. Perché forse l'ho Ah, sentito, ma. quello. Psycho Pass. Non l'ho visto tutto quanto, però. Perché non avevo tempo qui, però. Un voto? Ma no, ma questi sono anime non da Mikigo. Ci sono degli anime Vero. specificatamente da Mikigo. Ma non è vero. Psycho Pass. Mod nome per fare moderatori gang. Grazie, Gando, dopo lo faccio. Poi, 0091. No. Dog Days. No. Punchline. Ah, questa è una classifica del cazzo. Tu sai cosa ho Ma scritto? queste qui, Questo. Sai che è lì ma io sopra. ti dico, queste qui non le ho mai sentite io. Ma Ma tu sai infatti, che è lì neanche io sopra. non. Ah, Cowboy Bebop l'hai visto tu. Come Cosa? si chiama? Ah, Cowboy Bebop, se lo vedetti l'ha detto io l'ho sentito. oggi. The Ma Cosmo. Cowboy è abbastanza vecchio Devi sapere che io ho scritto su Google. comunque. Esatto. Ho scritto Cosa hai su scritto Google su Google? Cosa hai scritto? Dove sei anime andato? fanservice. No. Ehi hey Marra, Ma ma scusa, l'immagine fai. ne posso mettere. Dovresti mettere un microfono più che immagine. Comunque sì, puoi metterla, ma non mi ricordo come si fa. Fisico, dico. Ma legge Basta che scanner. fai una bella lista anime comunque, in ogni E invece caso. Cosmopolitan Prayers? No? No, e che cazzo, ma che mi stai durando? Ma cosa vuoi? Facciamo una lista anime, infatti. Ma Ah, va, tu hai detto vabbè, ma di chi fare dico, beh, un consiglio, comunque. ma abbiamo. Okay. Infatti, come ha scritto Tira in chat, di fare Demon Slayer è molto figo. Anche se secondo me è parecchio veloce, come potevo andare più lenti e farlo meglio. Ma è Esatto, finito, esatto. vero, Demon Slayer come anime? Cioè, scusami, come manga. Il Quello manga è sì. finito. Però no, allora, il film che parlava del capitolo successivo sul treno. Ho letto il manga, Esatto, ma deve non l'ho ancora visto. uscire. Non l'ho visto, eh? Cosa? Deve Deve ancora uscire, uscire? mi sembra, il film. Deve uscire. Non lo so, io non me ne sono informato, però ho letto il manga. Però, allora, il manga ci sta, però l'anime è troppo veloce, cioè non. Ok. Per me, poi non so se. Ah, io ho visto anch'io Fra, non comunque ti sento, tutto. quindi ti sto buttando Ah, fuori. Tutta la ecco! prima. Sì, cosa? Cosa?
Tila, se vuoi No, entrare, dico, entra. io ho vista tutta la Tanto c'è prima posto. stagione di Demon Slayer, cioè quella che hanno fatto fino ad adesso Sì. vabbè, in subita. Mi è piaciuta, sì, però infatti mi sono detto, boh, penso che lo riprenderò comunque poi col manga, Allora perché, adesso, boh, secondo me ragazzi. merita. Ragazzi. Comunque, sì, ha un manga che posso consigliare, poi l'altro anime, Torghul, sicuramente. Non so se avete già Tokyo parlato. Ghoul, sì, io Sì. ho visto tutto l'anime. Io non l'ho Quelle, visto, Tila è peccato che entrato, eccolo il qua. manga Ole, eccolo. è due spanne avanti, quindi Allora, io avevo un'idea, no? nel senso che non fa buchi di trama, almeno. Non fa buchi di trama Ok. ed è molto più completo, sì. Ok. Che cosa? Volevo, Tokyo Tokyo Ghoul. Ghoul. Volevo fare un elenco di anime, e voi che sicuramente li avete visti, date dei voti. Dei consigli. E Ok, va bene. ne Però poi parliamo tu un po', ne hai parliamo scelto brevemente. l'elenco giusto. No, 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 adesso ho scritto proprio elenco anime, ho scritto appunto. Ok. Allora, l'attacco dei Malissimo. giganti. Ok, sì. Voto? Che stagione? Tutto, tutto Facciamo nel a complesso. turno, sta. No, completo, completo. Dite se Elenco avete letto il generale. manga o avete letto l'anime. No, avete letto il manga, avete visto l'anime. Ho visto l'anime. Se vuoi. Tutti l'anime. Ho visto l'anime, il Io manga 10 solo in parte, puntate. Io ti dico perché 8, ma ho visto solo 10 puntate. Miki? Ho visto l'anime, però allora, mi sono fermato alla seconda stagione per adesso, perché non ho molto tempo, però sì, ci sta, per adesso do un 8,5 abbondante. Anch'io ho visto l'anime, all'inizio sono arrivato, mi sembra, fino alla terza stagione, mi sembra, però non, forse non l'ho finita tutta. E non mi ricordo, l'ho visto un sacco di tempo fa. E sì, anch'io darei un 8, 8 e mezzo. Il manga non l'ho letto, però lo recupererò. Anzi, voglio poi sapere il finale leggendolo e non guardandolo dall'anime. Sono quasi arrivati alla finale, nel manga, ho letto. Non so se sono già arrivati o sono quasi Ah, ma arrivati. quando esce Sì, la ma a quarta? dicembre. Ah, ok. Sì, dovrebbe uscire a dicembre. La Poi, ma quarta esce sì, il a dicembre. manga. Dovrebbero essere già finite le età, mi sembra, o comunque stanno finendo. Cioè, si sa già il numero preciso. Adesso vado a vedere. Secondo me, raga, ok dire bello la prima stagione, la seconda, a me la terza ha fatto abbastanza cagare il cazzo. Ah, sono 32 in corso in Giappone come manga, quindi finiranno però comunque, penso, mi sembra intorno al Raga, vi 35, lascio, vado a streamare. Bella 36. Gando. Bella Gando che va a streamare. Ciao Gando. Un voto Ciao quindi fra? Gando. Un Cosa? voto? Ah, ho detto Ma non a 8 e mezzo. te, dicevo Ah. a Tila. Sto pensando, ma devo fare proprio tutto assieme. Se devo dire tutto assieme, un Complesso. 6 e mezzo 7. E basta, minchia. Hai detto 9 minchia per la che prima, 8 per la seconda, un 5 e mezzo per la terza. Gre. La terza non mi è proprio piaciuta. Allora, Full Metal Alchemist Brotherhood. Qua mi Non l'ho dissero. visto. Non l'ho visto. Io neanche. È devastante, ma l'ho droppato. Greve. Come mai l'hai Io non droppato? l'ho visto, ma poi, ma perché voglio recuperarlo solo in formato manga. Cioè, poi al massimo dopo mi guardo l'anime, però per Tu, Miki? adesso. L'ho Visto, però sì, anche quello come scrive Fornetto in chat, do un 8,5 pure lì, è molto bello. Probabilmente Brotherhood, perché quello precedente ovviamente, sì, era il remake. Ci sta, molto. ma anche perché ho sentito che, cioè ho letto che Brotherhood è molto più, cioè segue molto di più la storia del manga Sì, rispetto è all'altra più. versione. Sì. Death Note, io ti dico 8, ma perché 9 fino a quando non muore una certa persona. E Non spoilerate, fa grazie. Beh. esatto, e poi 7, ma anche di meno da dopo in poi. Perché veramente, cioè da, anche, no, meno di 7 in realtà. Però do un 8 complessivo. Sì, esatto, Perché alla diciamo che fine la dopo. conclusione è bella, però da quando manca quella persona lì, Sì, non non è è più lo proprio più lo stesso sta stesso. cosa. Assolutamente. Voi? Vediamo, sto pensando. Beh, si può anche dare un 8. Cos'è? No, Ah, niente, si niente. astiene. Si può dare anche un 8,5 nuda, ci sta. È molto figo per me.
Sì, diciamo che Io 8, ma solo per la cioè, parte. alla Dai, fine tira fuori sti c'è titoli interessanti. Vaffanculo quelli famosi, Roberto un Marrese. sacco Io c'era uno su di Death. un sacco di gente ha Cazzo. iniziato con Death Note, sia come manga che come anime alla fine. Sì, Perché è anche perché molto è corto ed è molto generale, cioè non. andiamo per genere, il miglior Death, isekai. io c'ho Death Parade. Vaffanculo Death Parade di sto cazzo, miglior Neri isekai, dai. Sekai a mani Que basse. Konosuba, dai. Konosuba perché è l'unico che conosco. Miki è l'unico che l'ha pronunciato bene, si vede l'esperienza. Posso anche dirlo nel computer, ma non ho parole, Dai, fallo, effettivamente. fra. Dillo, dillo, Puoi dillo. anche? So anche, vabbè, il Mi dà nome tutto il completo. nome, sto bastardo, dillo. Era Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo, non so di che. Dai, dietro di lui adesso spunta un demone, di fa. Anzi, una loli con le ali da drago. Può essere, che fa explosion. Vabbè, per Konosuba do 8 e mezzo Non abbondante. so chi più veramente ci stia ascoltando, ma un cuoricino in chat per Megumin, metteteci. Faccio io, aspetta. Ah, amici, ci stavano domandando, ma tu una volta il tuo vecchio nick era Megumin? Io Ma no, Windows Fire. mi ricordo Megumin a un Ma certo era. punto. Tu non ti eri chiamato Megumin tipo su Steam? Io. Sì, tu. Ho cambiato tantissimo. Era sullo smooth, Era, sì, di sullo C2. Smurf. Ah, Sullo ok. smooth, ho fatto 3 paia dentro. Ma mo che abbiamo citato Megumin, dobbiamo tirarlo fuori. La waifu migliore. Vai, best waifu. Di chi parli? Best Aspetta. waifu, facciamo un giro. Facciamo un Facciamo. Ma giro. Io dobbiamo ce fare l'ho. Io ce di One Piece, che è Best Waifu, che l'ho. almeno Dobbiamo conosco. farlo, certo. Io c'ho Ma Nami. basta che mi mettete Nami. l'immagine, anche Nami se di non le One Piece. conosco. Ok. Poi vabbè, poi si può fare anche di Dragon Ball, che è più No, semplice. ma è proprio in generale, non di. Io Ah, in generale? il telefono non posso Ok. prenderlo perché ce l'ho qua, come webcam. Allora, in generale. Io Allora, sto One pensando. Piece. Miki c'ha Cazzo. una cartella. Miki, apri la Miki. cartella. Mandare una cartella sul computer. Lui c'ha una cartella di foto Come hai detto, stampate. stiamo parlando della best Di waifu in waifu nel mondo. generale. Nel Scrivetelo mondo. anche voi in chat se qual è la vostra Mi sembra che c'è la preferita. tua ragazza in chat comunque, già, non so se lo vuoi dire lo stesso. Vabbè, cosa vuol dire? Si sta parlando di personaggi immaginari. Ah, non sono reali. Non so. Peccato. Oh, Peccato. holy, Ripeti, best holy. waifu, mio caro. Minchia, Ma poi davvero non sei. penso ci sia comunque, in ogni caso, Secondo me Marco. per tira sicuramente spara qualcuno di Fairy Fairy Tail, quella con i Tail. Ma è capelli. banale. Quella bionda di Fairy Tail. È banale. Banale. Faccio io. 3D Girls, 3D Che abbasso la Sono di d'accordo. Sono d'accordo. Miki, in realtà Rachele è in 2D, noi l'abbiamo sempre vista in 3D, ma è fake. È Sarebbe la ragazza fake. di questo sito. A proposito, prima di vabbè, per skippare velocemente cosa delle waifu. No, no, stronzo. Cazzo, sei il più esperto al mondo sei qua. proprio il king delle waifu. Ce l'hai ancora? Fra, aspetta, se sei un Al uomo, Games se Week sei un hanno uomo mostrato vero, una esatto, cartella se di sei foto un di uomo. bambine. Sto La cartella che ti sei comprato al Games Week, adesso la esci in live, se sei un uomo, perché io so che ce l'hai in stanza ancora. Sembra una cartellata di Loli. Escila, Però dipende se si escila, escila. può far No, vedere. escila adesso. Era Ce l'hai in stanza, lo so benissimo, me l'hai detto l'altro la giorno. box di Prendila Vabbè, adesso, sì. prendila, prendila. Era. No, Prendila! ma si può Ma rivedere. tanto lo sappiamo. Dai, lo Si sappiamo. può far vedere. Si può far vedere questa roba. Sì, si può, Ok. si può. Sì, ma era. Controlla, Miki, se si può far vedere. È la box di Vita Live, aspetta. Parlando seriamente, però, Controlla bene, si può far vedere. questa malattia che c'è dietro Aspetta. agli anime sulla sessualità, un po' così, può andare a favore di tutto quel gender fluid, però, diciamo, rendere più Però, questo però facile. è una Aspetta, versione cinesata di fai guardare le Tokyo. cose serie. E poi ne parliamo. Di ste Oh, aspetta. cazzate. Questo qua è. Fai Avanti. vedere. Vai, fai vedere. Io ho paura. Questo qua. È di Vita Live.
ma caso. è stato solo questo, è la stava era di sì, vabbè. Stava là, why not? E perché non l'hai buttata la cartellina? Da Ah, vabbè, da collezione. collezione. Poi solo da collezione. Si stronzo se lo compri e poi butti via la Infatti. cartellina. Comunque, boh, di voi che posso dire per Meta Live a sto punto per Furuni. Se qualcuno la conosce in chat anche se non penso. Facci vedere la foto, tanto puoi condividere lo schermo. Condividi lo No, schermo e scrivi. tanto sto. Ah, ma è sul telefono, Ma no, sto. C'è la allora, foto. anche se questa non è la versione disegnata bene, perché ho detto è una cinesata, comunque questa qua comunque. Posso far vedere un video di 1 minuto o 2 in Vai, live? fallo vedere. Basta che non Vai, vai. sia No, è esplicitamente razzista. assolutamente family friendly Allora, per le waifu. Comunque, volevo andare un attimo sull'argomento bello, visto che prima l'abbiamo lisciato. Quale argomento bello? Era per di Tavolo God. Ah, ne stavano parlando prima. Vabbè. Ah, E fai vedere sto video e poi ne parlate. ok. Aspettate che devo ritrovarlo solo. Ok. È un po' meme. Aspetta che cambio schermo, che qua posso spammare solo gli schermi. Adesso la cellulare Sentite il comunque. suono? Un feedback, sa. Aspetta, È perché laghissimo, lagga un sacco. però se sento è un attimo Sai che che non ah conosco aspetta, nessuna di queste? Ah, Nami è quella che ho detto io. io la prima la conosco, però non ho visto quella. Rem, frate. Rem, Cioè, sì, Rem, però Asuna. Poi vabbè, Sakura che scala schifo. anche lì come si chiama, per Tsunade anche, Guarda cioè Boenko che forse arriva dal Rem. nulla nel 2000. Perché poi nel Ah, anche 2017? che tra l'altro Boenko. Tsunade C'è così Boa. alta vuol dire che Terz'ultima. Chi? piacciono le MILF, piacciono tutti, cioè. Ma aspetta, ma Chi è, l'ultima bro? non è quella di My Hero Academia? L'ultima Saber è di Fate. Ma chi è Ah, Rem, ragazzi? sembrava. Se... Acqua è di Konosuba. Però Rem è una bambina. Aspetta, aspetta, bro. È un Sì, ma video perché più meme sono. perché Ma succede una cosa. perché più sono bambine, più gli piacciono ai giapponesi. Però teoricamente non così troppo, dai, non ci cioè c'è Raga. solo due bambine. Minchia, però la prima fissa è una bambina. Vabbè, E qua non so se sentite il beh, rumore, però. Aspetta. comunque Asuna terza. Adesso parte una boss music. Chi è questa? Quella di Di chi è, Fra? 02 di Darling in France. Darling in France. 02 di Darling in France. Un Non lo conosco. anime che è stato molto blastato perché era simile a, cioè sì, più o meno a Evangelion, e poi comunque Sì, però ha Fra, un, lo guarda i numeri. Ma so, cos'è la sta mossa, roba? vabbè, ma perché è molto memoso e quindi anche molto. Beh, cioè se è lei che dice in continuazione Darling, e può essere usata come waifu material, quindi Oddio, Come vabbè, è Wafu assurdo. Materia. Così si dice waifu material. No, comunque, tra Io l'altro come spero che non ci anime bannino, perché fu no, blastato a che cazzo perché devono allora, bannare? Perché? vabbè, a parte che vabbè, essendo molto, cioè comunque stava, dicevano era la brutta copia di Evangelion. Però non è che ho Ok. tanto il punto che poi perché anime in sé anche cioè un 6,5 ci sta anche, solo Sì, che sì, sì. l'ending Tu l'hai visto? dell'anime è veramente brutto, è veramente Infatti lo io buttano, l'ending l'ho saltato perché mi hanno detto tutti che faceva cagare e mi sono sì, fermato. lo buttano in caciara, cioè arrivano le linee a caso. Mi sono fermato quando spoilerano l'esistenza della principessa lì. Ma forse non dovrei spoilerare effettivamente, però l'anime è merda, quindi No, ma nessuno tanto non lo vedrà. lo vedrò. Hai spoilerato che è un anime di merda alla fine. Ah, sì, ma Ma già dall'inizio lo capisci. Quindi, Miki, qual era l'argomento serio che dovevi dire? è di Tower of God, molto Così. figo. Ah, questo Però dovevi no, dire, cosa ok. di cosa parla? Fai un riassunto generale. Si è Eterno. venuta anche Tila, che sta anche più avanti di me nel manga. Tower of Ah. God praticamente
vuoi dire tu che Ci ti provo. chiami È più? complicato perché inizia la Sì. storia in cui ti butta completamente nel mezzo della storia ed è un po' Perché forse casino. dobbiamo evitare spoiler per sicurezza, Sì. perché è molto figo, cioè è triste spoilerarlo. Però sì, più o meno, vediamo come possiamo dire. Diciamo che per fare una visione un po' più completa, diciamo due cosette che si scoprono più avanti, ma non è spoiler. In pratica c'è questo mondo un po' fantastico, scendiamo nei dettagli, ma fatto in un certo modo, in cui esiste questa torre. Adesso tutta la struttura del mondo è un po' complicata, c'è dei disegni nel manga, ma non è che si capisca bene. Comunque c'è questa specie di torre che è divisa a piani. E molto semplicemente tu entri nella torre o perché, cioè perché sei stato scelto, ecco, di entrare nella torre. Appena entri c'è, diciamo, una sfida, delle sfide che devi superare per essere un vero membro, adesso non mi ricordo il termine, comunque per avere il permesso, diciamo, di scalare questa torre. Quindi c'è una scremazione Ah, iniziale. ok. E poi da lì. Sembra spontaneamente la roba di Sao E all'inizio, poi perché sì, c'era non tutti i idealmente, livelli. solo che Sì, il no, mondo è un molto po' diverso. complicato. E da lì inizi, diciamo che per un avventuriero base la cosa è che da lì parti, devi scaricare, sì, cioè, scalare i vari livelli, devi diventare sempre più forte. E il livello massimo è il livello fino a dove è arrivato questo re di Jade, vabbè, comunque questo, il possessore della torre. Adesso, Ok. non per fare troppi spoiler, però poi si scopre che in realtà la torre non è che finisca lì. La torre è una cosa in cui già esisteva prima che esistesse questo stronzo qua. Quindi in realtà il mondo lì, la struttura del mondo già viene un po' meno, perché il mondo che ti hanno presentato è quello che veramente non corrisponde. E insieme a questo non corrispondere si scopre che la gente che è dentro la torre a volte può entrare senza che venga prescelta, ecco. Anzi, potremmo dire che viene prescelta dalla torre, non da chi la possiede. Non voglio dire nomi e cose per non spoilerare, però è abbastanza complicato, ecco. Sì, comunque E boh, si si pigliano a moltiplica. schiaffi. Adesso sta la seconda season, quando è che esce? È uscita, Non lo non so. penso, Però è no. Però difficile comunque raccontare il mondo bene senza spoilerarlo, perché. sì, è di Ok, me. vabbè, ma è Però già una bella infarinatura. sì, no, ma è complicato, ma Però tutte è queste cose carino. che hai detto, che si scopre che la torre sceglie il professore, non si vedono nella prima season, si vedono nel manga. Assolutamente no, Si vede nel manga. assolutamente. Nel manga, molto più avanti, tra l'altro. Che poi Però è un manga, è cioè un manga, sì. tipo, che tra l'altro è di origine coreana e lo potete trovare su Webtoon, e stanno Allora anche li troviamo. le fan traduzioni in molte lingue, anche in italiano. No, però la cosa che devo dire che mi piace è il personaggio, lo sviluppo del personaggio principale è una figata. Diciamo che parte ovviamente il solito personaggio del cazzo, ecco, come in tutti i shonen, il personaggio è un po' una sega, Ok. e piano piano si allena e diventa più forte, però diciamo che gli succedono varie cose, di cui è un elemento che succede nella prima stagione anime, per cui ho iniziato il Sì. manga, Fine stagione, prima anime, che lo so perché avviene anch'io una senza roba aver visto, devastante. ok. Mindfuck. Che non si può Che sono assolutamente arrivati a spoilerare. 4 Quattro volumi, volumi. dice. Cosa? Sì, ma sono Quattro quattro volumi. volumi diversi. Cioè, Però sono non so come tanti. funzioni per un manga online, No, sincero. infatti il secondo Ah, aveva perché tipo è solo 1.000 online È solo questo. online. Sì, Sì. solo online. Ed Poi è è un già manga. colorato, un manga. Ok. No, però è davvero. Cioè, a me non, i disegni piacciono un botto, eppure la storia mi va abbastanza Sì, è molto bene. figo, molto figo, molto figo. I disegni sono anche molto belli. Ripeto, se A me i riesci a disegni ha vederti la fatto prima cagare. stagione, arrivi alla fine che per forza ti leggi il manga, perché succede una cosa che devi sapere poi come va. Perché è una figata. Chi di voi ha visto Great Teacher Onizuka? Io l'ho iniziato. Io no. Devo continuarlo, sono proprio agli inizi. Com'è fra? Great Io Teacher? ho perso metà, eh? Cosa? Com'è che si chiama? GTO, puoi cercarlo, lo trovi. Ah, aspetta. C'è la scena famosissima, perché lui è, vabbè, è un ex gangster, vabbè, gangster, sì, che Sì. inizia a fare il Ah, ok, professore. sì. No, Sì, ma ho è capito. molto figo, molto figo quello che Hanno fatto live action. le reaction? Sì, sta, probabilmente sì. È abbastanza vecchio in realtà.
Ma che cazzo dici 2020? Trailer della serie Andiamo. live action di Amazon, 2020. Beh, Tankobon, volumi 25. Marra, Ehi. puoi mutare un attimo? Sì, aspetta un attimo. Aspetta. Episodio 43. Ok, niente, problemi tecnici. È andato via l'audio, lo so, Sì, Marco, l'ho messo io. sì, 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 fatto apposta, È fatto andato dopo. Robe apposta. Fatto complottiste dello apposta. Super staff. complotti, complotti. Comunque io questa live la chiamerò intervista. Cazzate. No, come? No, 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 come su Twitch. Intervista al massimo, esperto di anime. E che Che non cazzo? c'era, In però. Italia. No, 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 c'è, Mikigo. E chi è? Tu. Ma più che altro, prima stavo facendo un Bestiacce. commento serio, dicevo. Questo malattia che c'è dietro sessualmente ai mutiani, questo Ok, sì. da dimorf... cioè, avete capito. Ciò che io odio negli anime, insomma. Sì, no, ma non il fanservice per forza, però che è molto però strettamente legato al fanservice, questo piacere un po' tutte cose strane, ragazze polpo, ragazzi che sembrano ragazze, ragazze che Ragazzine, sembrano ragazzi, proprio ragazze. Ma... ragazzine a livello proprio piccolo, piccolo di No, età, no, ma non per tutte. forza di età. Però questa confusione, tra virgolette, tipo personaggi che non si sa se sono sia ragazzo che ragazza, viceversa. È comunque un elemento positivo, o no, per, diciamo, rendere più... diffondere di più il gender fluid, no? Adesso non so Sì, magari parlare ah, se tu, come se tu vuoi vedere, fanservice. se tu proprio vogliamo fare un discorso così Cioè, nel abituare proprio la gente a una nella certa cultura cosa. manga e anime effettivamente proprio l'omofobia non è mai esistita, ma perché non è una roba da Giappone, capito? Non hanno Ma in realtà, da quello. quell'arretratezza di cultura lì. Però no, fra con Ma noi che omosessuali. Giappone, non puoi parlare di anime e parlare di Giappone. È come se Sì. parli di spaghetti western e parlare d'Italia. Spaghetti western è solo italiano, quindi hai fatto Sì, ma proprio non è che gli l'esempio, sì. spaghetti western Perché descrivono tieni la conto nostra che gli cultura. Ah, beh, anime certo, però. rispettano. E allora, che Però cazzo vuol dire in Giappone non hanno gli loro? sono Cioè, tutti quella è una prodotti in cosa. Giappone, capisci? Oh, Lo so, però l'anime non esiste. scemo di Cioè. merda. Spaghetti western sono solo Sì, ma non è italiani. che scendiamo e Anime, ci lo so. spariamo, ci guardiamo negli occhi per 3 ore con 2 revolver e poi ci Beh, spariamo anche in dentro. Giappone mica c'hanno i frutti del diavolo, le onde energetiche. Però, cioè, Che sì, cazzo di beh, esempio fai pure non tu? è che tutti i giapponesi guardano gli anime, una poca Sono parte. prodotti in Giappone! Dove sono Però, prodotti? beh, Sono che prodotti in. c'entra Beh, come... raga. Beh, non tutti comunque, Tra non tutti l'altro, alla tieni fine. Non è conto che che sia uno... non. che Boh. non rispecchia il... C'entra un Degli anime cazzo. non rispecchiano il Giappone, cioè, al massimo per un 60, però c'è un abbonante 40 che non viene rispecchiato, non viene raccontato. Sì, esatto. Quindi c'è anche il fatto del, secondo me, dell'omofobia, in realtà, come in tutti i paesi, cioè, È uguale. semplicemente non è raccontato perché non è bello da raccontare, non attecchisce, quindi non Ma sì, c'è. boh, magari è un argomento un po' tabù, che quindi non sanno neanche Esattamente, è loro come tabù, è tabù. raccontarlo. E anche perché poi, cioè, avendo visto comunque dei video un po' sul Giappone, proprio così, loro sono molto chiusi, quindi se c'è qualcosa che non va, difficile che lo dicano. Cioè. E proprio per questo vuol dire che non è accettato. Ove c'è un tabù vuol dire che questo tabù non è risolto, nel senso. Secondo Sì, me non è un tabù in esatto. Giappone, semplicemente, ragazzi. Perché Ma poi in ogni caso ho visto è un anche dei video tabù? in generale di ragazzi omosessuali che si rivelano alla famiglia, e la famiglia tranquilla proprio, cioè. Ma perché alla fine, cioè, può anche essere il Giappone in generale. Cioè, magari la mentalità media del giapponese essere chiusa, però comunque, ok, sono persone anche loro, cioè per quanto possano essere chiusi, alcune cose le capiscono. Io l'ho rivelato e erano tranquillissimi qua, e siamo tutti italiani. Perché fa Sto ridere, morendo. fa ridere, come cosa? Eh? Fa ridere come cosa? Io mi immagino tua madre. Ah,
deve essere felice. Glielo dici, si alza in silenzio, va in cucina, torna con un torcione enorme. Sì. Mette su una canzone di Vasco e inizia a fumare, senza dire una parola. E mi sa che dateci qualche spunto. Siamo un'ora e cinque. Allora, se non mi arriva uno spunto entro 10 secondi, dai, giuro su Dio, chiudo la live e banno, e banno giù. Questa chat è un po' morta. Ma più che altro qualcosa, il soggetto, raga, che era il vero ospite nella serata in cui non è. Ha avuto dei problemi, mi ha scritto, e quindi alla fine non è potuto. Non può venire in chat a parlare la intervistiamo dalla chat. No. Sì, esatto, se voglia. Se aveva voglia. Comunque, in chat scriveteci anche se avete voglia i manga che avete letto, queste cose qui, due, tre. Così, boh, fateci sapere un po' la vostra. Ma in realtà siamo un'ora, io da un'ora e sei, io sono sei minuti, sì, che aspetto. Detto un cazzo. Hai ragione, ma... Oggi abbiamo parlato di arte per due ore, di buttare giù statue, di rivoluzioni. Porco... Dio. Sì, si può dire. Parliamo di parliamo di ste robe. Voi cosa ne pensate? Miki, io sono curioso del tuo pensiero. Cosa ne pensi della gente che abbatte le statue di Colombo, eccetera? Devo dire Amazon Video, perché sono dei pezzi di merda e ne riservi. Mi chiudono una trama, ma ne aprono 36 e fanno finire la stagione. Ok, perché sono dei pezzi. No, perché sono pezzi. Ok, chiediglielo tu, Fra, io non mi azzardo. Miki, cosa ne pensi? Cosa ne dimmi pensi? Che ti devo rifare la domanda. Secondo me abbattere qualsiasi forma di arte è illogico. Secondo me. Sì. Però per te cos'è qualsiasi forma di arte? L'arte. Beh, è che ogni. Cioè, c'è un limite in cui qualcosa non si può più considerare arte. Tipo quando qualcosa diventa un simbolo. E quindi abbattere quel simbolo. Ma anche i simboli fanno parte. Ti spiego, riferito a questo discorso. Ma riferito a quel discorso. Cancellare i simboli vuol dire anche cancellare il ricordo del passato, e alcuni ricordi dovrebbero rimanere come da monito. Com'è? Su questo sono d'accordo. Però sì, anche la distruzione del simbolo diviene in un certo modo arte e simbolo, se la elevi a un livello che non è la mera violenza. Ma se lo fai solo una volta, se lo fai con tutto, diventa soltanto vandalismo. Secondo me, come ti ho detto oggi, fare un museo sul fascismo potrebbe essere più educativo che distruggere una statua di Mussolini. Twitch, non sono fascista, però cioè, secondo me è proprio più educativo, semplicemente. Possiamo parlare liberamente di queste cose o ci... Non lo so, perché magari dicendo vorrei fare un museo fascista pensando che io sia fascista. Quindi... No. Vabbè, mi dissocio da ovviamente. Cioè, Tila è comunista, ovviamente, questo si può dire tranquillamente. Non c'è bisogno. Noi ci dissociamo. Siamo tutti universitari, quindi... Vabbè, dissocio forever and ever. Ma poi posso dire che comunque secondo me Twitch ha... a canali, a streamer da guardare, direi di maggior spessore. Tipo le puttane che fanno ASMR. Tipo le puttane che fanno ASMR. E mom in cazzo. Che gli danno, che gli danno sub. Anzi, è mom in cazzo. Ma possiamo farlo. Wow. Aspetta che sorseggio la mia. Top ASMR. Skills anni di ASMR. Madonna. No, comunque, tornando al discorso sui monumenti. Ah, già, è vero. quindi era nato, tra l'altro, mi ricordo, abbiamo parlato un po' di rivoluzione, vabbè, però come dicevamo anche oggi, che ci sono due realtà completamente diverse, già qua dall'America, quindi... L'America, non mi ricordo neanche, è un luogo molto più violento, tra virgolette, in questo momento, acquisisce un po' più di senso l'azione di violenza che può essere quella di abbattere una statua. Però capisci che abbattere la statua di Colombo non ha alcun senso.
Sì, però in uno stato dove si sparano per strada, diciamo Comunque che è il non ho minore dei seguito mali. la vicenda, cioè qual è Esatto, stato neanche io la il... Ma no, è conosco. uscito a caso. No, Qual è stato il ma perché motivo? durante Cioè, perché? durante i cortei Black Lives Matter hanno iniziato ad abbattere statue di qualsiasi cosa riferita al Ah, sì, colonialismo, giusto. compreso Colombo, che comunque Colombo non è che dice, boh, sì, sarà uno stronzo, ma perché tutti sono stronzi. Ah, no, e sai com'è nata in realtà la discussione oggi? Per Come? Via Col Vento, allora non so se lo sapete, ma Via Col Dove? Vento durante il lockdown è stato prima tolto da tutti i siti di stream, poi è stato rimesso con un disclaimer che dice: occhio, con questo stile film è razzista. Ah, Non so se voi conoscete Via Col Vento, comunque è un film del, sì, mi sembra tra del le due guerre 39. mondiali, del 39, Sì, ah, ma era... del 39. Comunque, io vi dico, è un film culto perché è uno dei film di maggiore successo della storia. Non guardate i soldi che ho guadagnato perché dovremmo fare i calcoli con la currency, diciamo, odierna e quella del tempo. Però è un simbolo quel film, no? Ed è stato tolto perché effettivamente c'è delle scene razziste, ma perché uno è stato fatto nel 39 e la società era così. Due, Esattamente, cioè... è ambientato durante la guerra di secessione, eccetera. Quindi il Vabbè, ma discorso era. No, vogliamo parlare di Django a sto punto, cioè... Anche lì ci Django. sono robe razziste. Poi, Perché, ok, la certo, storia è però perché lì diversa. no? Perché il simbolo di quel. Nessuno si è lamentato lì in quel film. Perché lì il simbolo è dell'attore principale. È coso, Jamie Foxx. Che non. Che lui è uno che si batte anche tanto. Però lì non si è lamentato nessuno. Però ti posso dire, è sempre legato a Jamie Foxx e Tarantino. Ok. Questa è una cosa veramente imbarazzante. Ora non voglio scendere proprio affondare su tutte queste cagate. No, queste cagate assolutamente no. Però queste cose collegate al Black Lives Matter che non c'entrano niente con la causa. Una volta Morricone aveva vinto il premio, l'Oscar per la musica. Ovviamente non è potuto andare perché no, aveva 90 anni. Tarantino è salito sul palco, l'ha ritirato per lui, ha detto: apprezzo Morricone, nonostante, anche musicalmente, anche se i musicisti del cinema sono tutti legati in un ghetto. Alla parola ghetto è nato uno scandalo perché molti l'hanno visto come un riferimento ai ghetti ebraici. Ok. E quindi moltissime testate giornalistiche e anche moltissimi attori come Jamie Foxx, che comunque è un attore collaboratore di Tarantino, cioè hanno fatto un film insieme, Sì. un film della Madonna tra l'altro, ha detto che lui doveva ritirare quelle parole perché erano offese ai neri. Questa è una cosa, secondo me, imbarazzante. Sì. Ma posso L'hanno. dire che Sì, per i ghetti. personalmente... Posso dire personalmente che se mi dici ghetto, anche io penso subito ai ghetti in America, quelli dei neri, Io però penso al ghetto comunque. ebraico Roma, sei il primo ghetto che mi viene in mente. Però Però non è che si riferisce. comunque, in ogni caso, dipende dal. Cioè, se l'ha detto in un altro contesto, non ha nessun L'ha senso detto ritirando un offendersi. premio, l'ha detto ritirando un premio che non aveva niente a che fare con questioni di segregazione, eccetera. Era una questione di segregazione per un musicista, perché effettivamente i musicisti del cinema sono una categoria a parte, non sono musicisti che vendono i dischi. Sì. E questo è uno dei Ma tantissimi esempi che nel comunque, cinema. tornando alla roba della statua, secondo me in quel caso diciamo diventa sbagliato, ecco, fare una roba del genere. Cioè, stai diciamo manifestando per una causa giusta, per effettivamente un problema reale che c'è in America. E secondo me poi lì vai a degenerare quello, perché non c'entra niente. O comunque non è facendo cadere la statua di Colombo che hai lanciato un messaggio più forte, no, hai lanciato un messaggio solamente di ignoranza e di... non saprei... Lo ripeto, cioè, secondo me secondo me... in un clima di molta più violenza e tensione sociale è molto diversa da quello che potremmo vedere noi, nel senso lo vediamo per strada, oggi parlavamo delle bande armate che scendevano contro il Black Lives Matter, che andavano per strada armati, cioè c'è un clima di violenza Noi siamo estremamente. molto più distaccati rispetto al clima che c'è in America, quindi pure quello. Abbiamo un'ottica molto più esterna rispetto
più tranquilla, più... Sì, quindi magari per loro, boh, sto Cioè, la cosa è pensando, per dare un segno forte. Ok, la statua, questo sì, ok, però vogliono dare un poi sono state abbattute segno, statue anche qua. però... Vabbè, ma... È la stessa cosa di... Di? Vabbè. No, no. Di, dai! E No, lasciamo stare. Qui ci attacchiamo. dimmi di chi. Ma no, ma chi... le cose che vengono qua in Italia il 90%, come qualsiasi cosa che si copia dall'America, è Sono gentuzza, fatte non male. c'è. Sono Non fatte fatte male. male. Sono fatte senza il perché, nel senso, Male, molte male appunto. cose. Non male, può essere fatto bene o male, ma basta che ci sia un motivo serio, nel senso. Per dare un segno forte, no, ho bisogno di distruggere una città ed è comunque quello che è successo là. Effettivamente lì hanno distrutto quasi città. Però secondo me, tipo, un paese che finisce, cioè un paese che conclude un periodo di dittatura, l'abbattere una statua può essere un messaggio forte, però lo Assolutamente. è anche tenere le altre e farci un museo. Però Capisci? conta che Non è dopo che la un periodo, cancelli. fra La dopo un periodo di cancel culture non mi dittatura. piace per niente, ragazzi, mi spiace, ma... Non ce Cosa? la posso fare. La cancel culture, che sarebbe, ovvero quando qualcosa non è contro i tuoi morale, la tua morale, eccetera, e quindi la elimini completamente. Tipo Boccelli che ha detto quelle cagate sul Covid, siamo tutti d'accordo che sono cagate sul Covid, ma non è che mo Boccelli non sa più cantare, capisci? Ma sì. Però se tu parli di un periodo di dittatura e tutto, frate, sono due No, cose molto... sì. Assolutamente, quello è Marc vero. Infatti ha scritto anche Fornelletto, Marco ha scritto: i Regin. simboli vengono abbattuti Sì. perché l'uomo inconsciamente sa che un Vero, nemico Marc. vero non esiste. Quindi ne trova uno fisico a distruzione dello stesso l'uomo nel senso di vittoria. Secondo me è anche una questione più che quello di dare speranze, un riavere un minimo di... Sì, esatto. Per dire, ti ammazzano la famiglia, cosa puoi fare? Ormai hai vinto la guerra, nel senso, non, per riavere qualcosa indietro, per avere un... non lo so. Però Un secondo modo per me, sfogarsi, ovviamente. però comunque secondo me, tornando alla roba dei Black Lives Matter, cioè secondo me non ti dà nessuna speranza, ecco, buttare giù una statua di Como, No, cioè vabbè, ma cosa ne può Colombo? lì è durante Inserire... la Sì, rivolta, ma non io sono post. d'accordo, raga, io sono d'accordo. Ovviamente, non sto cercando di giustificare. Infatti, Deft ha scritto: qui stiamo dando ragione a delle Siamo qua. persone che, perché è morto in modo comunque orrendo un uomo di colore, non mi dà il permesso di distruggere le statue di Colombo o di chiunque sia. No, Se infatti, parli del periodo del fascismo, è una cosa assolutamente diversissima. Sì, ma infatti io lì parlavo, quando ho parlato di dittature, parlavo proprio di cose, di stato in generale. Infatti, ho detto: se c'è il caso di abbattere una dittatura, allora ci può stare. Ma nel caso di Colombo, io ragazzi, mi trovo completamente in disaccordo. Dopo la rivoluzione francese si è passati dalla monarchia alla dittatura. Non c'entra un dove cazzo si trova ancora la di me. dittatura? Meglio dicevo l'intervento di Tila. Eh no, quello, proprio quello che dicevo, Def, che dipende dal caso, da quanto alla fine buttare giù, parliamo di buttare giù Colombo come simbolo, però in quel caso ad esempio il simbolo è sbagliato, però se il simbolo è giusto col significato della rivoluzione, il perché hanno targettato la statua di Colombo vuol dire che quel simbolo lì per la loro rivoluzione era sbagliato, che cazzo c'entra Colombo? Hai Forse sbagliato hai target. sbagliato, infatti. Pensavano Però forse il il target è giusto, come ci fosse stata la statua del poliziotto che l'ha ammazzato, lì però era... lì ci stava, lì ci stava. Bro, lì ci stava. Se quel poliziotto dovesse essere stato, sì. Tra l'altro libero, pagato cauzione del libero. Ha pagato la cauzione. Ah, minchia, è vero. Sì, è vero che è libero il poliziotto. Ah sì, ma poi la cosa assurda non è tanto, cioè, è proprio È che l'esistenza della accadono di continuo cauzione, la roba queste assurda. cose. Cioè, accadono di continuo, non è che dice un caso isolato, così, no, accadono di continuo queste cose. Ma secondo me poi, vabbè, io la cosa che critico in generale all'America è proprio sta roba che sono sempre, sono pieni di, cioè, chiunque può avere un'arma e i poliziotti veramente trattano la KD gente... live, non credo. Continua a parlare di armi. Che lui invece è pro a questa cosa. Lui è pro È alla vero. liberalizzazione Questo delle possiamo armi. farlo un'altra volta. Ne abbiamo parlato Questo è un prima. tema delicato. E poi il fatto che comunque, cioè veramente i poliziotti possono, cioè alla fine sembra che possano fare quel che cazzo vogliono, però non è, cioè non dovrebbe essere così. Però più o meno, alla fine oggi vedevamo, cioè vedevo il video di quando erano scesi quelli con le armi, poi i poliziotti sono arrivati con i manganelli.
cioè possono fare quello che vogliono più o meno, nel senso. No, però mi riferivo ad esempio ad un fatto che c'era uno delle altre morti di un ragazzo di colore che mi sembra vicino a un benzinaio più o meno, non mi ricordo, stava più o meno scappando e poi lì i poliziotti erano in sei, mi sembra, contro uno che dovevano semplicemente prenderlo e hanno incominciato a sparare. Dici, ma scusami, ma siete in sei, vai lì, lo blocchi, cioè non è, cosa gli spari a fare? Cosa concludi sparando, uccidendo, niente? La gente comunque pensa, la gente che dà ragione a quella scena lì che tu stai dicendo, dice, ma tanto lui era un colpevole. Cioè da mettersi in testa che se una persona è colpevole non gli spari lo stesso, perché la legge esiste apposta per quello. Comunque, ma esatto, ma... scrivendo della cauzione, io ragazzi, la cauzione secondo me è veramente imbarazzante che esista. Per nessuno che viene accusato di omicidio deve essere possibile uscire su cauzione, soprattutto in un caso del genere. Sì, per quanto io inoltre odio addirittura un certo lato politico, di cui io faccio parte tra l'altro, ogni volta che si parla di questo argomento allora, ricominciamo. Praticamente c'è, quando una persona anziana viene arrestata, o comunque una persona arrestata diventa anziana, c'è un grosso, c'è una piccola parte politica radicale, i radicali soprattutto, di cui io faccio parte, che si batte perché questa persona o venga liberata o gli vengano date i domiciliari. Secondo me questa cosa è veramente imbarazzante. Viene... cosa che un vecchio, quando arriva a una certa età... un vecchio, ma magari tu hai preso l'ergastolo a 30 anni, hai 70 anni e magari puoi aver cambiato idea, poi hai fatto un percorso. Perché vuoi, no? Vabbè. Perché l'ergastolo, se te lo viene dato, ti viene dato, punto. Ti dico una cosa dopo. Beh, tu intendi quella persona lì? Sì. Ok. Può essere che cambia. Un esempio per dire. Quello è un esempio. Però questa cosa qua, tipo questi pensieri qui, hanno portato al fatto che Totorino è morto sul suo letto. Ok. Lì è sempre. Ed esiste il 41 bis. Cioè, io posso capirlo se tu ne parli normalmente. Però quando una persona è sotto il 41 bis. E poi non è che stai parlando di un mafioso, stai parlando di Totorina. Ok? Ma non è un fatto, il fatto che lui sia morto nel suo letto, non è un fatto che magari non ha neanche comandato perché veramente stava di merda. Però se lui è morto nel suo letto, ragazzi, è proprio un simbolo. È proprio ci siamo arresi tutti. E ci siamo inchinati, abbiamo abbassato il capo. E basta. Che poi si può discutere in altri punti, sì, però... Boh, io non entro in merito però perché non ne sto proprio niente di ste cose, però... Boh. Umanamente è anche giusto che una persona nel momento della morte non muoia dietro a delle sbarre, nel senso... Non per forza, dipende dal caso delle persone. E allora, scusa, a sto punto uccidilo prima, nel senso... No, perché l'ergastolo no. È anche un momento secondo me... della morte, almeno fallo morire. Cioè. Secondo me, allora... Proprio a livello simbolico io non l'accetto, mi spiace. Secondo me, per dirti, non chiamarlo ergastolo, sarebbe... chiamalo in altro modo, però non chiamarlo ergastolo, se no è una presa per il culo. Una presa per il culo ai parenti delle vittime e chiunque cerca giustizia, o alle vittime stesse, cioè. Ergastolo in Italia non esiste, dai. Se non sbaglio sono tipo 25 anni. Non no, ho idea. Perché adesso di legge non so proprio un cazzo, però ho un esempio che conosce Marta, che dovrebbe avere l'ergastolo a vita. Ma l'ergastolo di vita è a vita. Cioè, l'ergastolo a vita. È a vita. Poi come domiciliari a casa. Sì, però comunque poi con i domiciliari puoi fare richiesta di poter uscire in ogni caso. Cioè, ovviamente con scortato, tutte ste palle varie, però non è che non è che sei in quarantena, però comunque in ogni caso non ne so molto di più di queste cose. Se è come se fossimo in quarantena, Marra si farebbe mettere ai domiciliari ora. Certo, assolutamente. Sarei pronto a tutto, tra l'altro. Infatti, vai a spacciare l'eroina. No, aspetta, no, non posso dire. No, non ci dissociamo. Vabbè, ma è un pensiero proprio... Ipoteticamente. Cioè, non è che lo si va a fare. Se un soggetto X andasse a spacciare... Ti fai quei soldi, ti becchi un domiciliare per 4-5 mesi, così esci che il Covid è risolto. In
questo periodo ti recuperi tanti di quegli anime mani. Comunque, ragazzi, siamo un'ora e 25, mi sono rotto il cazzo. Direi, possiamo anche chiudere. Possiamo invitare tutti i fauni su Discord e giocare al gioco dei disegni. Okay. Io direi che vado a dormire. Okay. Comunque, grazie per chi è stato qua. Siamo in 8 ancora, non so come sia possibile. Questa live verrà ricaricata. Ma scusate, scrivete un attimo, chi è che davvero ci sta seguendo? Ah, c'è Gio. Esatto. Siamo stati in 15, comunque. Vorrei partire da persone, però. Siamo stati al massimo 15. Non si sa comunque, come. Noi voglio sapere come. Manca, possiamo mettere questa live tipo nella categoria tipo cazzeggio, varie. Cazzeggio. Molto generica. Esatto, molto generica. Diciamo, secondo me la puoi dividere in due parti. Chiudiamo con un argomento piccante prima di chiudere. Vai, tipo... ce lo dà Letizia, che è in chat adesso. Vai, Leti. Vai, Leti. Questo argomento. Mi raccomando, venerdì cucina bene. Anche se non ho scritto molto, cazzo dici? Cazzo dici? Hai scritto ogni due secondi? Esatto, dico solo tu. Chiamavano Manzoni. Hai tenuto compagnia. Sei stato un membro attivo della chat. Assieme anche a Fornelletto e a Mark. Letizia, ce la fai? O devo scrivertelo io? No, è proprio di che. È qualcosa di piccantino. Del tipo. Non lo so, del tipo. Ma lo so, raga. Ma qua chi è che ha visto quindi Code Geass di noi quattro? Visto, assolutamente. Michi, tu l'hai visto? Sì, ah, già, non tu l'hai visto? Sì, ma l'ho detto anche nella scorsa. La scena in cui viene uccisa l'amica. Spoileriamo, andate a fanculo, c'è azzurro. Vabbè. Tanto c'è lei che sta pensando. Tappatevi, sì, tappatevi, occhio. Tutto quanto. Parlate un po' di Death Note. Dopo quando... Dopo adesso... la scena in cui fotte sua sorella. Ne abbiamo già parlato, ma fuori da l'argomento anime, se riesci. E anche perché Tira non l'ha visto un po'. Anche perché Death Note fa il cazzo. Ma appena abbiamo parlato poco di Death Note. Altina è proprio è discordante da me e Marro. Ma ti ho detto, Death Note è bello fino a quando non muore quella persona lì. Poi quando muore lì diventa proprio una roba mediocre. Ma non mediocre. Poi il finale è effettivamente bello, per carità. Sì, il finale è bello. Raga, è osannato come un'opera filosofica al pari di che cazzo ne so. Non è vero. Ma questa è nella tua visione. No, vabbè, io su questo sono d'accordo con Tira, che in generale è proprio considerato una roba assurda. No, sono d'accordo con lui. Vabbè, cioè, Deft ha proprio spoilerato tutto. Deft, devo bannarti, purtroppo. Non devo leggere la chat, vero? Non devi leggere la chat. Vabbè, Stelle muore, lo sapevo già. Allora. Comunque, come dicevo prima, anche Evangelion. Sì, ok, ma non sono opere filosofiche, cazzo. Tutti, oh mio Dio. Però Death Note, ma sono opere al massimo moraleggianti. Ah, mi puoi venire a dire sto ho capito che non è che puoi parlare tipo un libro di un filosofo, però... Sì, ma se leggi, minchia, i commenti quando ne parlano, sembra che stanno parlando della Bibbia, tra poco. Ma no, indubbiamente è un bel anime, un bel manga, cioè studiato bene, fatto bene. Comunque si parla tutto all'inizio, incredibile. È proprio incredibile, effettivamente. Quando lo guardi pensi cazzo. Basta, penso a quello. È geniale comunque come storia. È fatta bene. È diverso da tutto il resto, da tutti gli altri anime manga che puoi guardare. Prendo una patatina comunque... e poi me la mangio. Citazione. Anche alla chat. Non so se conoscete un canale che si chiama Il Trono del Muori. Sì, non dovevi dirlo, Dio fa che palle. Adesso Leti inizia a spammare, minchia, fan numero uno. È bello che da un certo angolo, ti trovi a tank a tifare per Kira. Ma io ti fato sempre Comunque, è molto figo, aspettatelo. Poi effettivamente, raga, è un po' il Breaking Bad degli anime. Perché sai perché? Perché in Breaking Bad è la stessa roba. Il personaggio principale muore alla fine. Gli occhi del muore. Sì, e anche perché... anche perché... gli occhi del muore. Cioè, praticamente inizia che il protagonista... tifi per il protagonista e poi puoi scegliere se continuare a tifare per lui o no.
Perché poi in Breaking Bad in realtà il cattivo alla fine diventa Walter White, però anche in Death Note alla fine il cattivo diventa Light. E Sì. anche non alla fine, da metà in poi, cioè. Ma sì, ma Perfetto. perché sfasa Magari, tantissimo. come filosofia ultima di Death possiamo dire, si può magari trovare il fatto che dell'uomo Light, che comunque non è tanto il quaderno il male, ma il male risiede nell'uomo stesso, il quaderno è solamente un mezzo per liberarlo. Questo magari possiamo dire come trama filosofica Ci sta. Ma tu sei un Ma diciamo ma chi che sei? secondo me si Vichigo. può anche dire che non bisogna dare, diciamo, a un essere umano qualcosa che poi effettivamente è più grande di lui. Perché effettivamente inizialmente riesce a gestirla come cosa, però poi degenera. Sì. In Cioè, no, realtà dopo un degenera quasi po'. subito, se ci pensi. Pensa che impazziscono con una pistola in mano. Pensa a una roba No, che tu scrivi e muore effettivamente. Beh, in realtà ne no, parlavamo all'inizio. st'estate, l'avere in mano un'arma ti. Era il Era discorso un che facevo discorso che abbiamo contro il. fatto. Ci sono Ti studi spinge. psicologici che dimostrano che avere un'arma in mano ti induce a, diciamo, denaturalizzare la persona che è davanti, quindi spremere più facilmente il grilletto. È molto più. Sì, ti trovi in una posizione di comando col controllo dalla parte del manico, quindi. Ma tra l'altro, ecco, poi qua Reti99 comunque ha esposto, diciamo, il continuo, diciamo, di Death Note, perché c'è un continuo con un altro protagonista che appunto lui lo usa, Ah, diciamo, come la roba testimone. Ma nuova? perché? Aspetta un attimo, Sì, perché una c'è il persona one normale dovrebbe shot. usare il quaderno per Esatto, fare c'è il soldi? one shot. È un one Praticamente, shot. diciamo che l'ho L'hai letto sta. letto? Il one Sì. shot è carino e praticamente il protagonista cerca di venderlo alla fine il quaderno e poi vabbè, Come di non venderlo? dico nient'altro. Sì. Ma secondo Però. me non succederebbe mai nella realtà. Non so. Una cosa che ti fa privilegiare sugli altri non la venderesti manco per il cazzo. Infatti, anche Ma perché sì, uno ti può diciamo che uccidere. allora Death Note parte con una morale giusta alla fine, però Sì, però poi poi. non è che impazzisce, il fatto è che quella morale lì l'ha seguita alla lettera. Cioè, è la stessa morale, solo che all'inizio, vista nel piccolo, dici ok. Poi quando si spinge oltre, non dici più ok, perché effettivamente è quella morale lì è proprio sbagliata. Ed è la morale, Sì, perché spiego a stai Tila, praticamente, uccidendo persone. lui si Dai, mette. spoilerate, Ma fanculo, sì, dai, infatti, lui si fatemi. impone che vuole uccidere tutti i criminali, no? E tu all'inizio lo vedi che uccide i criminali, dice, Sì, ok, me lo onesto. ricordo, l'ho Il visto. fatto è che poi alla fine lui si impone di essere un dio, cioè si mette in testa che lui è uno Shinigami come Ryuk alla fine. Esatto. Quello, anche se non è certo quell'ultimo, cioè si suppone che lui diventi Shinigami, visto Ah, ma che. quella è un'altra cosa, comunque è quasi sicuro. Quasi sicuro. Sì. Ma diciamo che poi vabbè c'era una Poi non lo so. sorta di È un po' immagine come che se. peraltro No, si quello che vedeva gli da chiede Light in di. maniera Quello scemata. che gli chiede, esatto, quello che gli chiede di raccontare la storia. Poi a Ryuk. Molti pensano che sia così, io pure, perché gli lancia la mela. Cioè, Ah gli sì. lancia la mela all'inizio e poi se ne va prima di finire il racconto. Fine. Cioè, questo. Poi non si sa, però. Per me è così. Comunque, ragazzi, io la live la chiudo qua perché mi sono rotto il cazzo e anche perché poi devo ricaricarla. No, se fai uscire un Aspetta altro. Vai, un secondo. dimmi No, pure. sempre Dimmi. un'ultima cosa su. Ok, allora, ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo Ciao prossima live, non so ragazzi. Se quando. qualcuno vuole continuare il Ci discorso, mandami un Discord, messaggio. Discord, io su Discord Seguiteci. dei fan. Seguiteci Spamma ovunque. il Seguiteci Discord in ovunque. chat. Ah, Aspetta. aspetta, ma te lo voglio, Intanto prima di aiuto. chiudere Allora, spammo il Discord. sotto se usate il mouse ci sono i banner di qualsiasi cosa. Iscrivetevi su YouTube, Instagram, Telegram, Esatto, seguiteci Discord, eccetera. ovunque, mettete Boh, like, ci condividete, vediamo, fate bravo, tutto. bravo. Ok, bravissimi. Ciao raga. Ciao a tutti, ciao a tutti.